prima classificata, che unisce la dolcezza alle arti marziali e è un'atleta straordinaria, Beatrice Coradeschi, campionessa europea di Taekwondo per la categoria Under 17 Freestyle. Abbiamo premiato dei giovani che rappresentano la forza della città, la forza di una comunità. Secondo noi i lettori hanno scelto veramente bene quest'anno. Nella sala Montetini la cerimonia di consegna delle targhe della 13ª edizione del premio Aretino dell'anno, riconoscimento scelto dai lettori del Corriere di Arezzo. Una scelta dei nostri lettori perché il Corriere di Arezzo vuole avere e rafforzare sempre quotidianamente il suo rapporto con i lettori perché sono la nostra forza. L'editoria italiana sta vivendo un momento molto difficile, soprattutto quella che si dedica ai giornali cartacei. E per noi è importante consolidare quindi questo legame e devo dire che abbiamo anche delle ottime risposte dalla città di Arezzo, alla quale siamo molto legati. Siamo legati da quasi 40 anni. Il prossimo anno il Corriere di Arezzo celebrerà il suo primo quarantennale, dico primo perché l'obiettivo è di andare oltre, molto oltre, e lo celebrerà con una serie di eventi in città e nel territorio. Primo premio alla giovanissima atleta di Taekwondo Beatrice Coradeschi, seguita da Fabio Franci, istruttore di motocross, e al terzo posto Alessandro Beatrice, figlio dell'indimenticato calciatore Bruno, che da anni si batte per la verità sulle morti sospette nel calcio e per temi sociali, tra cui la sicurezza. Questa vittoria per me rappresenta tutto quello che c'è dietro, perché comunque vuol dire che molte persone mi hanno sostenuto, molte persone mi sostengono, credono in me. Il mio sport non è molto diffuso, quindi vincere questo premio vuol dire anche aiutare alla diffusione di questi sport che comunque possono essere considerati minori, perché a livello federale magari abbiamo meno tesserati, però sono contenta che si diffonda il mio sport con i suoi valori, grazie anche a istituzioni come il Corriere, che ha promosso questa iniziativa dell'Aretino dell'anno. Premio speciale invece ad Alessandro Dioni, il giovane studente scout che ha salvato la vita di un uomo con un defibrillatore. Presenti alla cerimonia infine anche gli altri protagonisti della top 10 scelta dai lettori.